Niccolò Del Monte. Ciao a tutti. Ciao, ciao caro. Ciao caro. Intanto ragazzi, bentornato. È un piacere rivederti in forma e dopo diversi mesi. Noi ci eravamo visti qui nel basement, che era il mese di febbraio, quando tu ti stavi preparando all'inizio della nuova stagione. Niccolò Del Monte, pilota di motocross, impegnato quest'anno a livello nazionale per una quindicina di gare. Sì, ho fatto l'interregionale e ho partecipato anche al campionato italiano. Okay. Si è conclusa la stagione la settimana scorsa. Ah, ok. È stata dura perché quest'anno, come dicevo, a febbraio ho iniziato nella categoria più alta, che è la categoria esperti. Ok. E con anche una moto bella potente. Sì, nella 450, che è l'MX1. Ok. Categoria MX1, che è la cilindrata, è 450 4 tempi e sopra i 250 2 tempi. Io corro con una Suzuki 450. Ok. E ho chiuso in ottava posizione, nonostante due gare saltate. Bravo. Due gare saltate, per una per un problema familiare e l'altra per un problema alla mano. Raccontalo questo anche in onda, perché ce l'hai raccontato fuori onda. Io e Martina ci siamo guardati rabbrividendo, perché per chi è fuori dal giro delle gare e che percepisci la pericolosità di una gara di motocross, ma non riesci a capire quali posso. Come hai fatto a farti male? Stavo girando, ero nelle prove del sabato. La moto da cross, quando stai per superare una persona o magari ti superano, la ruota dietro, essendo artigliata, lancia a terra. Ok, solleva. Solleva a terra, quindi in questa pista era anche un po' di terreno sassoso. E partito un sasso dalla ruota davanti del concorrente e mi ha tagliato una mano. Mamma mia, mi ha bucato il guanto e il sasso era appuntito e mi ha tagliato la mano. Cioè, incredibile. Oddio. Beh, incredibile. Quest'anno, l'anno scorso anche qua. Non so, adesso c'è una cicatrice, mi ha sfondato gli occhiali e mi ha... Perché voi correte con un casco che non ha visiera? C'ha una visiera in alto qua. Ah, sì. C'ha la visiera in alto. Avete qua gli per occhiali. Il sole e gli occhiali come quelli da sci. Ok, ok. Ma come mai non c'è la visiera quella tradizionale nel vostro casco? Forse è la domanda dagli occhi. No, perché con la plastica, con appunto sassi e terra, si romperebbe. E invece gli occhiali sono fatti di un materiale particolare che è duro, ma anche allo stesso tempo un pochino più malleabile, insomma. E quindi pieghevole, sì, la plastica si romperebbe e ti spaccherebbe. Ok, però poi non è bastato nel mio caso. Non è bastato. Mi sono fermato, era anche lì in prova, e mi sono fermato che proprio mi ha sfondato la faccia. Cioè. Accidenti. Che si tratta di uno sport pericoloso, lo sappiamo, anche senza praticarlo, ce l'avevi raccontato anche tu l'anno scorso. Quindi è stata quindi una stagione, bella, ricca di soddisfazioni. Bella. Primo anno, ottavo posto, siete in 40 no? Fare il campionato, quindi ne parlavamo l'altra volta. E ho fatto anche una gara di campionato italiano a Fermo, è andata bene, nel senso che come tempi c'eravamo, però... fatto purtroppo ventesimo perché sono caduto in partenza. Accidenti. Sei caduto in partenza, quindi poi ti sei rialzato ultimo. Mi sono rialzato da straultimo, da quarantesimo ho recuperato fino a ventesimo. Beh, ragazzi, praticamente come averla vinta. Dal punto di vista della prestazione, da parte la partenza, da lì in poi ottimo. No, per quello sono rimasto contento, mi sono agganciato con un ragazzo campano in partenza, poi sono caduto, siamo agganciati i manubri. E lui è rimasto in piedi o è caduto anche lui? No, è caduto anche lui. Okay. Si sono agganciati i manubri? Sì, partiamo in partenza, essendo in 40, la prima curva è imbuto. Una corrida, sì. Ci siamo agganciati gomito, poi dopo ancora attaccati, sono attaccati i manubri e siamo caduti. Però lui aveva l'avviamento elettrico, quindi quando è caduto si è rialzato e partito. Io con la pedalina ho fatto... è un po' più difficile. Hai dovuto mettere... sono saliti BPM a 180. Ci credo. Ma posso immaginare. Ma quando succedono queste cose, te lo chiedo perché chiaramente da fuori la curiosità dell'inesperto, cioè tu cadi, a quel punto tu non pensi ad altro che a star su e farla ripartire. Assolutamente, cioè non è che ti preoccupi, sono ancora tutto intero. Soprattutto poi in una gara di campionato italiano, che era la prima volta che facevo una gara così importante, perché era il campionato italiano della federazione, l'FMI. Ho fatto Trofeo Italia, altri tipi di gare a livello nazionale, ho partecipato al Trofeo delle Regioni con i migliori della regione, però questo era un campionato proprio importante. Allora non ho seguito subito dritto a pedalina in mezzo al fango e ai sassi, naturalmente. Mamma mia.
un graditissimo ritorno nel basement dopo un po' di mesi. In mezzo c'è stato il campionato, quindi una quindicina di gare. Abbiamo portato fortuna perché all'esordio nella categoria massima, un ottavo posto. Tra l'altro ha portato fortuna anche la tua maglia che ci avevi gentilmente donato, che abbiamo tenuto qui per tutto il tempo. Molto bene, infatti la vedevo la sera. Molto propizia, sì, facevamo dei riti propiziatori prima dei weekend di gara attorno alla maglia, come fanno gli indiani, proprio per propiziare, diciamo, una prestazione di un certo tipo. Il campionato è finito da un paio di domeniche, sì. Quindi adesso fai il cazzo. Adesso sì, faccio un po' di stop, poi la preparazione invernale. Ma lo vedete che faccia che c'è? È arrivato stasera, ti abbiamo visto a febbraio che sei arrivato, che già si vedeva che eri tirato e pronto, carico per partire. Adesso sei arrivato sempre un'altra persona. Sono più rilassato. Se lo merita un po' di tranquillità. Cos'è sta storia della moto da strada? Cos'è successo? Dai. Ho avuto una piccola parentesi con una moto da strada. Ho detto, a 30 anni avrò un po' di giudizio. Sì, beh, del resto, voglio dire, la saprai guidare una moto, no? Ho detto, la moto la so guidare, il giudizio un po' a 30 anni dovrebbe venire. Ho detto, provo a comprare una moto per girare sulla strada. Ok, certo. È stata una brutta idea. Una brutta idea. L'ho tenuta 8 mesi, l'ho ridata via subito perché... 8 mesi è tempo massimo. Mia mamma mi chiamava piangendo tutti i giorni. Addirittura. Ma io padre ha detto che me l'avrebbe bruciata. Ma perché ti vedevano in giro e correre come un matto? Ma io posso immaginare, perché lui è abituato con la moto a fare delle acrobazie, delle robe su dei terreni assurdi. Si trova la strada asfaltata con l'asfalto drenante tutta dritta, è chiaro che sbagli, perché i limiti di canone privato vanno come superati. Quella che potrebbe essere, però, ecco, la pista, cioè, di istinto magari ti viene un attimo da aprire, no? Perché poi abbiamo una bella strada panoramica. Sì, fantastico. Tra l'altro celebrata in questi giorni anche da Valentino Rossi prima del Gran Premio di questi giorni con un filmato. Lui che, come tutti voi, siamo motociclisti su quella strada, si è cresciuto. Pensa che io facevo le guide per l'auto invece sulla famosa panoramica, che lo dico per chi non conosce la zona, è la strada che collega Pesaro alla Romagna, quindi a Gabicce, ed è una strada fantastica, in mezzo al bosco, in certi punti si affaccia sul mare. E cos'è che facevi lì, scusami? Le guide della patente, dell'auto. Ho imparato a guidare lì nei tornanti. Però facevo i traversi. Non si vede la stessa tornante andare su. Perché anche in macchina è bella da fare. È una cosa meravigliosa. Senti, il prossimo campionato riprende quindi sempre a marzo. Adesso qual è il piano di lavoro? Adesso un po' di stop e poi iniziamo la preparazione invernale, sia in palestra che in moto. Siccome inizierà anche la stagione delle piogge, andremo ad allenarci sicuramente nei terreni sabbiosi in Alta Italia, Mantova e i lidi di Ravenna. Ok, perché sabbiosi? Perché tengono la pioggia? Perché tengono la pioggia, molte piste nella nostra zona, a parte Cingoli ed Esanatolia, che hanno un terreno un po' più sassoso, terra mista sassi, le altre piste, essendo puramente di terra, si allagano. Un pantano, praticamente. Si allagano e franano anche i salti a volte, quindi tengono chiuso. Quest'anno com'è andata? Tra le gare, le 15, ne hai fatte 13 della stagione, ci sono state condizioni climatiche, diciamo, estreme oppure difficili per gareggiare? Sì, San Severino Marche abbiamo preso una pioggia pazzesca, dopo un giro e mezzo avevo finito 4 lenti a strappo e tolto gli occhiali. Quindi Senza occhiali, sì. Cavoli! Cioè, perché si sollevava il fango e ti arrivava e ti copriva la visuale. Dopo, due ne ho fatte secche in partenza, due strappi. Perché è il momento più delicato, quello dove si solleva l'inferno. Diciamo, e poi le altre magari per superare qualcuno, perché non ero partito bene, ero partito un po' indietro. Purtroppo da me il fattore partenza o le azzecco oppure parto proprio. Ce lo raccontavi l'altra volta, però a tua, fammelo dire a me, tu non lo diresti mai, ma a tua giustificazione c'è che tu hai Miglio Verde, il grande gigante gentile, come lo volete chiamare. È un personaggio molto alto, molto solido, e che quindi stona anche un po', no? con l'immagine del pilota classico, che di solito, insomma, molto forte, però magari un po' più piccolino, più minuto. Ecco. Quindi
la tua difficoltà in partenza è dettata anche da questo, cioè certo, bene o male, certo, da quello lì proprio il momento forse in cui soffri di più proprio, tuo malgrado, sì, diciamo. Bene o male riesco un po' ad evitare il contatto, a parte quella volta fermo, perché allargando molto i gomiti mi faccio spazio. Cioè, occupi tre moto per forza, certo. E uno che è dietro tende a spaventarsi, vede un gigante davanti che allarga le braccia e dice no, aspetta, fammi passare, da magari l'allungo, però sì, passo da un'altra parte. Ma tuo padre ha continuato ancora a inseguirti col cacciavite oppure ti ha lasciato un attimino no, più? Quest'anno il team gli aveva detto di stare un pochino più riguardato. Ah, ok, bene. Il team ovviamente, in via ufficiale. A me non ascolta. Senti, ma capita mai che rinviano una gara per condizioni meteo? È capitato qualche volta, però devono essere davvero brutte. Davvero estreme. Ah, sì? Davvero estreme. Sono quindi le condizioni davvero particolari. Sì. Quindi siete... E magari la pista non essere magari una pista che potrebbe sopportare tanta acqua, certo. Okay? Se già capita in piste con magari un terreno un po' sabbioso, un po' terra mista sassi, si corre a prescindere. Se capita invece in una pista dove è puramente terra e magari anche che difficilmente passa sotto l'acqua e non drena bene, si rimanda. Poi dipende molto anche da come i proprietari della pista la preparano i giorni prima, ok? Perché la terra va preparata prima delle gare, la fresano, la muovono. Ok. Quindi dipende anche da quello. Dipende anche come da quello, sì, perché tempo. se la tieni senza fresarla e poi piove sopra fa le pozzanghere, certo. Invece se la fresi passa sotto. Passa sotto, chiaro. Drena più facilmente, certo. È incredibile pensare che questi non solo corrono su una pista che cambia ad ogni giro, no? Certo. È chiaro, motocross è una roba pazzesca, ma anche con qualunque condizione atmosferica, quindi pioggia, vento, vabbè. Con Andrea Martina e con Nicolò Del Monte, il nostro pilota di motocross preferito, la cui stagione abbiamo seguito da remoto, ci era venuto a trovare prima dell'inizio e adesso siamo qui a fare il bilancio di una stagione comunque positiva. La prossima dovrai far meglio, però. Assolutamente. L'obiettivo è fare nei primi 5 l'anno prossimo, 2020. Okay. Era l'esordio di questa categoria con una moto anche di cilindrata superiore. Superiore, quindi, perché venivo dalla 250. E come hai trovato il salto? C'è molta differenza? C'è molta differenza e bisogna allenarsi di più perché è una moto che perdona molto meno gli errori. Certo. Il 250 c'ha una quindicina di cavalli in meno. E quindi 12, 13, 15 cavalli di più si sentono sulla terra. È due tempi la 250 o quattro tempi? No, prima avevo 250, quattro tempi. Era sempre quattro tempi. Adesso 450, quattro tempi. Due tempi qualche anno fa quando ero col quindi il salto non è stato tanto tra il 2 e il 4 tempi quanto da proprio la differenza di cavalli. Assolutamente sì. E immagino incida perché uno è abituato a fare certe piste che so, con una cilindrata più bassa fai quel pezzo a manetta o comunque quasi, e qua devi cambiare tutto perché assolutamente. Se vai a manetta voli. La prima uscita me la ricordo bene. La prima uscita con la 450. Immagino. A Fermignano mi ha dato subito la sveglia. Certo. Perché questo poi è anche un contesto dove se sbagli, diciamo, si tende a notare. Rischi anche di farti un po' male. Perché ogni volta che cadi, insomma, è sempre un po' pericoloso. Con piste, ce lo raccontavo fuori onda, lo diciamo, perché magari voi ci seguite dalla TV, dal canale 19, dall'app, vedete che chiacchieriamo e magari certe cose non passano. Non si sentono, certo. Ci stava raccontando che la pista più difficile, più complicata d'Italia da fare per un pilota di motocross è quella di Montevarchi. Montevarchi, per me è la pista più difficile, anche per molti. Una pista con un terreno particolare, con soprattutto la parte dietro e sotto c'è la roccia, quindi quando si scava iniziamo a mettere le ruote insomma sulla roccia in salita prima di prendere anche una rampa. Il fatto che ci sono degli alberi, se la giornata è soleggiata rientri, a volte rivieni abbagliato dalla luce del sole. Quindi problemi di visibilità anche. Sì, incredibile. No, vabbè, per me sono chi fa questo sport bellissimo, è un eroe. Un Avengers. Abbiamo un Avengers qui in studio. Avengers. Del resto anche a livello di stazza e di dimensioni ci siamo. Nicolò, intanto non ti diciamo in bocca al lupo perché tanto torni a trovarci prima dell'inizio della nuova stagione. Ti auguriamo buon relax perché adesso per un mesetto e mezzo stacchi. Però da dicembre è sotto. Da dicembre sotto. Palestra e dietro.
dieta. Esatto. Sì, okay. Sì. Adesso rimangio la Nutella la sera. Ragazzi, Nicolò Del Monte, a cui diamo una t-shirt di la personalizzata ufficiale. Bellissima. Perfetto. È tutta tua, caro. Questa, ragazzi, tienila sotto la divisa, sotto la tuta ufficiale, vedrai che ti porta bene. Assolutamente. Grazie di essere stato con noi. Ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti.